Ciao a tutti i nostri radioascoltatori, siamo ancora qui con la rubrica Giallo Made in Italy di Coldiretti Abruzzo e con la presenza di Alessandra, che sono E io, Jacopo. e Jacopo, una rubrica radiofonica di Radio Speranza, gentilmente concessa dal direttore Davide De Amicis, che noi ri ringraziamo sempre, con il quale tra l'altro nel frattempo già c'era un'amicizia, ma adesso diciamo che ultimamente si è consolidata con questa bella esperienza che stiamo facendo per parlare di agricoltura, territorio, ambiente. Assolutamente, siamo qui appunto tutti mercoledì alle 16, la domenica alle 21:30 e il lunedì alle 9:30. Mercoledì alle 16:03, Alle 16:03. diciamolo perché 3 minuti possono cambiare molto in radio, effettivamente. E siamo qui in un fine stagione, no? Ormai la stagione autunnale è iniziata, anche se oggi, Jacopo, sembra veramente inverno. Un inizio stagione, un inizio autunno col botto. Ah, oggi Siamo. veramente nella pausa pranzo abbiamo anche sentito una canzoncina natalizia. Incominciamo ad entrare nell'ambiente. Sì, stiamo però così anticipando un po' troppo i tempi. Oggi fa veramente freddo e negli ultimi giorni ha piovuto, che non è una notizia, ma è molto importante dopo un'estate veramente siccitosa ed un clima che abbiamo già detto nelle scorse puntate diventa sempre più anomalo e difficoltoso. Un dato per capire di cosa stiamo parlando, che dall'inizio dell'autunno, che ricordiamo è entrato il 21 settembre, bravissimo, il 21 con l'equinozio settembre, d'autunno. esatto, l'equinozio d'autunno, sono già 101 gli eventi estremi che si sono verificati in Italia. Parliamo di nubifragi, grandinate, tempeste di vento, bombe d'acqua, addirittura, stima Coldiretti, ben 12 tornado che hanno provocato feriti e danni. L'abbiamo visto proprio negli ultimi giorni anche in Abruzzo, dove l'acqua qualche effettivamente episodio spiacevole o comunque qualche difficoltà ed emergenza l'ha creata, vero? Sì, esatto, diciamo appunto che ormai è noto che le precipitazioni non sono più distribuite durante un lasso di tempo accettabile da quello che poi è il terreno stesso e quindi poi dando vita appunto a queste manifestazioni di nubifragi e allagamenti che stiamo vivendo. Diciamo che non è tanto il problema dell'acqua che in un momento in cui si parla, in un periodo storico in cui si parla tanto di siccità, è sempre un bene prezioso, è tra i più preziosi. Il problema appunto è che l'acqua scende a volte improvvisamente, dando origine alle cosiddette bombe d'acqua, che sicuramente non fanno bene a nessuno, all'agricoltura men che mai. Sì, e siamo impossibilitati anche a trattenerla quell'acqua che poi magari potrebbe, appunto, ci è utile durante i periodi meno bagnati. L'abbiamo detto infatti che la gestione dell'acqua è sicuramente un'emergenza che dovrà essere affrontata nella scorsa puntata, un paio di puntate fa, avevamo anche ribadito un po' la battaglia che sta portando avanti Coldiretti sul discorso dei consorzi di bonifica, quindi la necessità di tornare alle elezioni, anzi si tornerà alle elezioni, questo è stato già detto, è stato confermato dalla Regione Abruzzo il 27 Febbraio. febbraio, il Ne abbiamo 27 affrontato nella febbraio. scorsa puntata con il nostro avvocato diligenti e Eh sì, abbiamo. l'auspicio è quello poi di iniziare una nuova stagione, una stagione di lavori, di programmazione che po possa poi portare a risolvere una serie di soluzioni che sono di soluzioni, di situazioni che sono ormai diventati problemi ormai annosi e più che decennali. Ma l'acqua in questo periodo incide anche in un certo senso sull'aumento dei prezzi in generale, più che l'acqua, l'anomalia appunto del clima. Quando ero piccola dicevamo le 4 stagioni, ma le 4 stagioni, poi considerando una giornata come quella di oggi, proprio non Mai ci più di sono. oggi abbiamo Mai più di oggi, la sì, mai più di dimostrazione questi del giorni, fatto perché che. domani non credo che sarà molto diverso da oggi, con comunque una ripercussione, abbiamo detto, sui prezzi che sul carrello in generale aumentano, tranne, leggevo qualche giorno fa, ma questo devo approfondirlo per capire come mai, tranne gli ortaggi che all'origine però scendono e in realtà poi in un aumento generale della spesa salgono anche questi. Però tra i prodotti alimentari che salgono ce n'è uno su cui
volevamo, dicevamo proprio prima, portare un po' di attenzione perché se ne parla poco, ed è il tartufo. Il tartufo. Il tartufo. Tu sapevi, Jacopo, che l'Abruzzo è considerata una delle regioni più vocate per la produzione barra coltivazione, diciamo così, del tartufo? Assolutamente sì, per la produzione, la coltivazione solo di determinati, di determinate tipologie di tartufo, tra cui quello nero, soprattutto quello estivo, mentre invece adesso si apre la stagione del tartufo bianco, esatto, che però è sempre più raro, purtroppo, a causa delle mancate precipitazioni di quest'estate. E infatti salgono alle stelle i prezzi di questo tartufo bianco pregiato, che scientificamente si chiama, ma poi lo chiederemo a qualcuno più esperto di noi, tuber magnatum pico, e vedremo anche perché. Addirittura si è notizia proprio di delle ultime ore che schizza a 450 euro letto, quindi parliamo di 4.500 euro al chilo, al borsino, del tartufo di Alba, punto di riferimento a livello nazionale per il tubero più prezioso d'Italia. Quindi insomma, esatto, prezzi che la dicono lunga sull'importanza che può avere un fungo, perché poi fondamentalmente si parla di un fungo. Sì, sì, un fungo simbionte con le piante che riescono ad essere micorizzate da questo, da questo appunto fungo, e sono per lo più tiglio, pino e quercia. È vero che il tartufo, perché poi il tartufo è pregiato anche per questo profumo che emana e che caratterizza ovviamente i piatti più prelibati della nostra cucina. L'aroma, il profumo, l'essenza, chiamiamola come ti pare, dipende dall'albero che è più vicino? Sì, 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 che poi quello che dall'albero che viene, con cui vive in simbiosi, appunto. Come dicevi effettivamente tu prima. E l'Abruzzo, tra l'altro, mi diceva un esperto proprio poche ore fa che è un che in Abruzzo si trova un po' nelle varie tipologie, che non sono solamente il tartufo bianco, ma sono anche il tartufo nero uncinato, il tartufo nero pregiato, il bianchetto, il tartufo estivo. Insomma, sì, sì. Ce ne sono tantissime di varietà e di conseguenza anche tantissimi prezzi. E a questo punto io parlerei con passerei la telefonata, che è proprio con un produttore di tartufi, un aquilano che si chiama Gianni Fasciani. Grazie a tutti per lo spazio che dedicate ai tartufi e al territorio interno aquilano, cioè, insomma. Ma grazie a te Gianni, grazie anche da parte di Radio Speranza, che ci ospita in questo bello spazio, appunto, per parlare di cose un po' diverse, come per esempio oggi il tartufo, perché abbiamo detto il tartufo è diffuso e l'Abruzzo è una delle regioni più vocate, ma pochi lo sanno. Guardate che quest'anno abbiamo bisogno proprio di tanta speranza, perché come dicevate prima, non piovendo da 3 mesi, il tartufo è sempre più raro, già in sé per sé è un prodotto raro, specialmente il magnatum pico, che è quello bianco pregiato, ma quest'anno è diventato ancora più raro perché non piovendo da tanti mesi, il terreno è asciutto, invece il tartufo bianco vuole proprio l'umidità, è proprio il suo forte, lì nasce il tartufo bianco. Non piovendo, purtroppo ci troviamo in una situazione che speriamo con queste piogge, il brutto tempo che è arrivato in questi giorni, cioè migliori nel prossimo mese. Avrà comunque necessità di tempo il fungo per svilupparsi, allora, guardate, o no? Il tartufo ce ne sono di vari tipi, come già avete detto prima, c'è il tartufo bianco, il tartufo nero, il nero pregiato. Il nero pregiato, ad esempio, vi faccio un esempio pratico, veloce, studiato dall'Università dell'Aquila, il nero pregiato che si raccoglie a dicembre è già presente nel terreno, in alcuni casi, a maggio. Ah. Quindi quel tartufo, ma parlo di microscopico. Perché io sapevo che il nero pregiato era una varietà invernale, propriamente invernale, infatti, a dicembre. Infatti, però nasce...
nel microscopio, il piccolo tartufo visto col microscopio già è presente nel terreno a maggio, per raggiungere la maturazione a dicembre. Quindi potete capire che 3 mesi di mancata acqua si ripercuote sul raccolto di tutto l'inverno. Sì, assolutamente. Esatto. Ma ascolta, una domanda, sai per caso, magari, ecco, una curiosità che mi veniva poco fa, tu per Magnatum pico, ma cosa vuol dire questo nome così, vabbè, un nome, allora, scientifico, però non so se ha una sua origine un po' particolare, a volte i nomi nascono perché legati a delle storie, a delle persone. Ma il Magnatum, cioè, derivano sempre da nomi latini. Però quando aggiungiamo il pico è la persona che l'ha scoperto per la prima volta, cioè no, non è che l'ha scoperto, gli ha dato il nome e quindi ha aggiunto al Magnatum, perché noi lo chiamiamo pico. Questa è una delle motivazioni che troviamo un po' su tutti gli altri tipi di tartufi. Ah, vedi, come una firma su un'opera d'arte, adesso il tartufo sappiamo che era un certo pico ad averlo scoperto, raccolto, esatto. Ecco, per primo, perché poi ovviamente i tartufi bianchi nascono spontaneamente o sono coltivati? Guarda, l'unico tartufo ad oggi a non poter essere coltivato, tra parentesi, poi la coltivazione è sempre una cosa sporadica di piante micronizzate, si mettono lì e ritorniamo sempre al solito discorso, la speranza che vengano fuori. Ma il tartufo bianco è l'unico che ad oggi non si riesce a far legare a una pianta. Perché? Perché il tartufo bianco, a differenza del tartufo nero, il tartufo nero si lega alle radici di un albero e quindi quell'albero darà per tutta la sua vita o in parte questo tartufo. Il tartufo bianco è sporadico, è un po' più come i funghi che nascono qua, nascono là, cioè tu sai la zona dove può nascere la fungaia ma non sai il punto preciso perché non si lega a un albero, quindi nasce in quella zona lì. Questa è la differenza che, per il quale non si può coltivare il tartufo bianco. E questo un po' da questo dipende quindi anche il costo elevato? Sì, esatto, perché poi parliamo di numeri, le richieste sono tantissime. Noi 2 settimane fa eravamo in fiera a Mosca e lì abbiamo avuto delle richieste enormi sul tartufo fresco, però purtroppo ad oggi non riusciamo a contentare quasi nessuno. Anche perché cresce, secondo me, negli ultimi anni anche la PIL di questo prodotto, giusto? Cioè crescono, esatto, i cavatori, ma crescono anche i consumatori che apprezzano. Cioè abbiamo avuto anche... Noi già anche con Coldiretti abbiamo notato che la gente oggi va sempre più verso la qualità. E se parliamo di qualità, se parliamo di ricercatezza, il tartufo, cioè è l'elite di questo. Quindi anche questo che sta facendo aumentare le persone dedite a questo fungo, che alla fine il tartufo 90% è acqua, cioè, stiamo parlando soltanto di odore, come un profumo, però pagarlo 4.500 euro il chilo. Certo, però, cambia notevolmente poi. Ma... quello che è la fragranza di un piatto, no? E il sapore, quindi... Ma tu hai già raccolto qualcosa? Perché poi oggi inizia, stamattina un colpo di fortuna però da parte di un amico, un tartufo, udite 1.000 euro, un solo tartufo. Però è stata una cosa sporadica, magari dopo vi mando la foto, la potete anche postare per i nostri assolutamente amici, perché purtroppo per radio non possiamo farla vedere, ma magari in qualche modo riusciremo a farla arrivare al consumatore. Sì, questo, un tartufo da 1.000 euro lo faremo sicuramente. Insomma, è una buona giornata. Ti sto dicendo, è una giornata rara, non è una buona giornata. È capitato delle volte tartufi molto più grandi, sempre di bianco Magnatum pico, però venduti a 300 euro. Quindi ecco che si lega sempre alla ricercatezza, perché il tartufo non c'è. Poi il tartufo bianco è sempre legato al nostro territorio italiano, perché vengono tartufi un po' da tutta Europa. Mm-hmm. Però quando parliamo di qualità, quando parliamo di ricercatezza, noi siamo stati a Mosca, cioè cercavano soltanto noi.
cercavano soltanto tartufi provenienti dall'Italia. Benissimo. Perché tartufi da altre nazioni arrivano, ma non hanno lo stesso odore, non hanno lo stesso sapore del nostro. Quindi abbiamo anche questo il tartufo, punto di forza, e va sfruttato ancora meglio. Anche il tartufo, un po' come gran parte delle produzioni agroalimentari italiane. Ti ringraziamo Gianni per i preziosi consigli e per le informazioni che assolutamente curiose e che non tutti sicuramente da casa conoscevano. Quindi per adesso ti salutiamo e ci sentiremo sicuramente magari fine inverno per capire com'è andata. Grazie, grazie, grazie a tutti, un abbraccio e ci sentiamo alla prossima. Ciao Gianni. Ciao, ciao. Ciao Gianni. E Jacopo, cioè non è solamente il tartufo che ha in questo periodo un costo elevato e può essere considerato un po' come un prodotto, se vogliamo, anche di lusso, perché non tutti effettivamente a casa si possono permettere un cibo da 4.500 euro al chilo, ma arriva tra brevissimo anche un altro prodotto che è considerato pregiato, prestigioso e anche se vogliamo è un po' costoso, ma perché proprio di pregio, che è il nostro oro rosso. Esatto, lo zafferano, perché ricordiamo ai nostri radioascoltatori che la fine di ottobre e l'inizio di novembre si caratterizza poi in base alle condizioni sempre climatiche anche per la raccolta dello zafferano. Zafferano che ha una doppa anche. Zafferano di Navelli, sì, in Zafferano dell'Aquila, che viene coltivato. Quindi Navelli è famosa per la produzione di zafferano, di questa spezia. E tra l'altro si chiama oro rosso, anche questo non a caso. Nel nome c'è sempre un po' il destino. Oro rosso perché mi raccontavano che lo zafferano costava esattamente come il peso dell'oro che veniva battuto, cioè quindi e oggi la quotazione dello zafferano è di 35 all'incirca, perché andiamo dai 30 ai 45 euro al grammo. Al grammo, ma ovviamente questi costi così elevati, che cosa sottintendono? Sottintendono un lavoro lungo, un lavoro delicato, un lavoro che può essere poi compromesso molto spesso da dei fattori sì, piccoli. Soprattutto fatto di manualità e di tanta... È una tradizione antica. Tradizione, esatto. Sì, io una volta sono stata lo scorso anno a vedere questa pratica, questo che poi è quasi un rito a vederlo, è molto bello, la raccolta che poi segue immediatamente alla lavorazione. Di queste anche signore a volte più giovani, a volte di una certa età, che poi danno, che sfiorano questi i fiori appunto dello zafferano, che devono essere raccolti solamente ad una determinata ora del giorno, cioè quando si aprono con l'inizio del sole. Siamo alle battute finali di questa puntata e mi piaceva però ricordare una cosa che è successa nei giorni scorsi, qualche giorno fa. Sì, la nostra azienda abruzzese di penne, l'azienda agricola d'Annunzio, è stata la finalista del concorso Oscar Green. E che è un concorso di Coldiretti Giovani Impresa, che ogni anno premia a livello prima regionale e poi nazionale per chi riesce, fortunati ovviamente loro, ad arrivare alle finali nazionali, le imprese under 40 che hanno un'idea, un progetto particolarmente innovativo o che si distingue per alcune caratteristiche. E quest'anno siamo arrivati, l'Abruzzo è arrivato in finale con le Fattorie d'Annunzio per come hanno affrontato, quindi in una categoria speciale che è l'emergenza Covid, per come hanno affrontato l'emergenza sanitaria. Esatto, soprattutto il lockdown dell'emergenza sanitaria e quindi l'impossibilità da parte di molti di poter andare semplicemente a fare la spesa. Hanno strizzato l'occhio un po' a tutte quelle persone che avevano maggiori difficoltà, quindi aiutandole nel rifornimento di cibo. Infatti, se non mi ricordo male, loro sono di Penne, quindi una delle zone prima ad essere state dichiarate zona rossa, e hanno quindi fatto questa consegna a domicilio nei confronti soprattutto delle persone più svantaggiate, con particolare riferimento agli anziani dei paesi circostanti che erano soli e che non potevano, erano impossibilitati appunto ad andare a fare la spesa o ad approvvigionarsi quindi della materia prima alimentare. Quindi bravi Alessio, che è il titolare
bravo Andrea, che è suo fratello gemello, che è parte integrante dell'azienda, è un'idea, un'iniziativa che adesso insomma sembra quasi scontata, perché dopo il lockdown ci si sono tutti un po' attrezzati nella consegna a domicilio, nell'e-commerce e così via, ma loro sono stati tra i primi, quelli a crederci maggiormente, ma soprattutto quelli ad indirizzare questo servizio alle persone più deboli in quel momento storico. Ma a Roma, dobbiamo dirle, poi chiudiamo, ma vale la pena di raccontare brevemente quali sono state anche altre idee premiate un po' sul fronte della creatività. A te che quale è piaciuta di più, Jacopo? Ce lo dicevamo prima ed era la carta all'aglio. Eh sì, che poi è pure la mia, però, perché è un'idea molto molto carina, cioè fare una carta dall'aglio. Dall'aglio, esatto. È che insomma io mi chiedo effettivamente se odori o profumi o cosa, però vabbè, non facciamoci tante domande. Sicuramente ecosostenibile, sicuramente riciclabile, insomma una bella idea nuova e creativa. A me sai che è piaciuta anche la birra al carciofo? Ma di idee ce ne sono state veramente tante quest'anno, e invitiamo tutti a fare una visitina sul sito magari e verificare un po' tutti quelli che sono stati i protagonisti di questo Oscar Green, che il sito è appunto vale sicuramente la pena. Perfetto, di giovani, di Coldiretti Giovani Impresa, e ricordiamo che tra qualche mese ci saranno le nuove iscrizioni, quindi qualora ci fosse qualcuno, qualche imprenditore agricolo sotto i 40 anni che vuole iscriversi e che ha una buona idea da far conoscere, vi aspettiamo. Come sappiamo il tempo è tiranno e quindi siamo già ben oltre quelle che erano i nostri minuti a disposizione, e vi lasciamo con una musica a chilometro zero, l'abbiamo scelta oggi. Che hai scelto oggi, anche questa volta tu. Ivan Graziani, Monna Lisa. Ciao a tutti. Sì, vorrei rubarla. Vorrei rubare quello che mi apparteneva. Sì, vorrei rubarla e nasconderla in una cassa di patate, di patate. Il custode parigino che spiava le bambine dell'asilo. Ora ha la bocca piena di biglietti del museo, del museo. Lassù una civetta urla ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro ora. Monna Lisa, Monna Lisa, Lisa. Monna Lisa, Monna Lisa, Lisa.